fuori una cosa meravigliosa, una delle cose più belle, chi la seguiva Disney, cioè la pedalata energetica, che poi hanno usato in mille, cioè paperine e paperoga che pedalavano per produrre energia, fatto 15 anni fa, poi li ho risentiti mille volte, e da lì, attraverso il fumetto, in questo caso Disney che ti aiuta tantissimo, perché insomma ha una capacità, certo, di attrattiva sui bambini, proprio sulla massa, molto popolare, poi per alcuni è troppo ormai old style, e ci sono comunque delle property di cui poi parleremo magari, certo, più efficaci, sì, vai pure avanti, sì, questa è la vera, come affrontare il mondo del lavoro, questa è una nuova complessità, perché ma nuova complessità per me è un tema positivo, essendo complesso, la complessità per me è una cosa che è affascinante, non è che siccome è complessa allora muro, cioè la voglio capire per cercare di scoprire che ruolo posso avere dentro questa complessità, e quindi è complessità in senso positivo, perché uno se è complesso quindi è negativo, no, è positivo, no, poi puoi andare avanti. E niente, qui dicevo come la possiamo affrontare, e qua avevo questi miei 10 punti chiave da tenere presenti, che non possiamo approfondire tutto, però l'evoluzione del medium, cioè di capire che il fumetto, e qui tu mi avevi suggerito facciamo anche una parte storica, no, la parte storica la devo fare, certo, loro, per sapere definitivamente perché siamo arrivati a questo punto. È chiaro che il fumetto ha subito delle trasformazioni pazzesche, ed è la base, immagino che voi tutti abbiate fatto anche dei corsi di sceneggiatura all'interno di scuole di fumetto, giusto, state facendo, e dove penso che la materia storia del fumetto sia la base, e che non venga fatta solamente per capire chi era Stan Lee, cioè no, ma che ci sia dietro anche il come è cambiato l'industria del fumetto, il business del fumetto, dove è arrivato il fumetto. Non ne sei così convinto? E allora adesso faremo un corso. No, sì. L'evoluzione, poi l'efficacia della comunicazione a fumetto, ce la siamo raccontata adesso, sì. Cioè di crederci, e soprattutto quando si parla, questa è la mia passione e quindi mi piace, però cercare anche di capire le motivazioni del perché questo fumetto comunica così bene, cioè quali sono, io credo che anche questa sia materia dei corsi, io spero che la insegnino, però ne parliamo poi, ok, cioè perché il fumetto è così diretto, è così immediato, qual è l'arma in più che ha rispetto al cinema, rispetto a una pubblicità televisiva, rispetto a un'inserzione digitale o che tradizionale, che non utilizza il fumetto, perché qualcuno può essere più catturato da un fumetto rispetto all'altro, quali sono le caratteristiche, e soprattutto, e questo per me poi, che ho lavorato soprattutto nei ragazzi cercando di conciliare però questo tema, per cui ho lavorato per un giornale per ragazzi, cioè ho diretto per 10 anni bambini, non ragazzi, letto da 2/3 da adulti, che mi ha sempre fatto andare in tilt il cervello, però alla fine avevo qui per fortuna i personaggi Disney che mi aiutarono molto in tutto questo, perché se tu perdevi un target snaturavi completamente una cosa, però dovevi accontentare anche il cuore dei lettori che ti comprava, difficile. E questo mi ha fatto molto spesso ragionare, ma chi cavolo stiamo, a chi voglio raccontare qualcosa? Cioè avere presente sempre il target a cui ci si rivolge è fondamentale, e i target sono veramente sfaccettati, può esserci anche un target di nicchia piccolo così, oppure la grandissima platea, però bisogna lavorarci sopra. Cioè qualsiasi lavoro uno, ma io addirittura se scrivo un pezzo per la stampa, io devo ogni volta dirmi a chi sto parlando, sempre, ma anche chi disegna, cioè non solamente per chi scrive, assolutamente. Scusami, io sto parlando tanto, faccio parlare, ma tu intervieni. No, ma fin quanto è giusto che tu parli, perché siamo qui apposta per te, fantoccio. Visto che poi abbiamo parlato un'illustratrice, adesso noi stiamo parlando ovviamente sul fumetto, ma quello che mi riguarda il discorso vale anche per l'illustratore, perché anche gli illustratori sono molto verticali, e si perdono una marea di possibilità, una marea. Quindi l'operazione che tu devi fare per quanto riguarda la tua di carriera è cercare di cogliere quello che Valentina sta dicendo adesso e portarlo quasi papale papale per quanto riguarda l'illustrazione, sì. Perché anche lì
tipo, per me l'unico vero che ha capito il messaggio che sta cercando di trasmettere la Valentina è Emiliano Pozzi. Lui è il modello futuro di professionista di chi fa illustrazione, perché lui è quello che va in vacanza in America e fa degli schizzi su iPad e poi vengono pubblicati da... Il New Yorker l'ho contattato e gli ha detto: scusatemi, sei in vacanza, però noi ti diamo l'accesso alla nostra pagina Instagram, tu i tuoi disegni pubblichi sono stati. E lui, va bene, la vacanza è finita, perché è stato a pubblicare i disegni che ha fatto ogni giorno. Poi lui fa: ma sai che questi disegni sono in formato quadrato? Mi sembra una cartolina, e sono state stampate in cartoline. Ma sai che allora posso fare anche una mostra con un tema postcard? E ha fatto la mostra. Quindi è quello, è la scintilla che va oltre alle solite barriere. Quindi ti prego di fare trasformarlo e portare questo nel tuo mondo. È sul lavoro dell'illustratore, tra l'altro, invece, proprio perché in quest'ultimo anno mi sono più dedicata all'editoria libraria per ragazzi, sempre nell'ambito dei ragazzi, dove ci sono dei libri meravigliosi, cioè proprio delle prove d'artista veramente che ti lasciano a bocca aperta. L'editoria per i ragazzi ovviamente è qualcosa di... Porta a Bologna, Bologna alla Fiera dei Libri. Sì, appunto, lì ho ricominciato proprio il mio nuovo percorso, proprio perché era una delle cose che facevo lateralmente per occupandomi di Disney, e non ho potuto, ma è una passione proprio nell'immaginata di fronte anche alla parete di Bologna, dove ci sono tutti i disegni, no? Con i lumini. Però è una cosa che ho notato in questo anno, avendo sfogliato tantissimi libri illustrati, è che la tendenza proprio un po' anche molto all'esercizio di stile, cioè si perde di vista tantissimo. Cioè a volte dico: ma che meraviglia, lo appendo in casa, li vorrei tutti, poi però dico: ma di che cosa mi stanno parlando? Era Biancaneve e i sette nani. E lì è proprio dove volersi sempre superare, no? E questa cosa appunto può essere benissimo se sei bravo come Emiliano Pozzi, che poi lui ha una sintesi incredibile, arriva, però non sempre è così efficace l'idea di lasciarsi, cioè di cercare di superarsi, anche nella scrittura, ma anche nel fumetto, no? Dire: adesso voglio fare una cosa che non l'ha fatta nessuno, certo, innovativa, e concentrarsi, certo, come dei matti su quello, per poi perdere di vista cosa sto facendo, a chi sto parlando, ma anche c'è la scelta di dire: voglio fare intrattenimento, infotainment, certo, voglio fare l'educational, comunicare, giornalismo, graphic journal, cioè assolutamente. Si può anche provare a mischiare, l'importante è la consapevolezza, sapere sempre che cosa si sta facendo. Per quanto riguarda i sceneggiatori, visto che abbiamo fatto l'esempio, sì, a me viene in mente questo americano che è Mark Millar. In Italia, secondo te, Roberto Recchioni? Lui è uno che ha la mente molto aperta, sicuramente. Sì, perché ha fatto un libro adesso, sì, quello del muro del canto, la band romana. Sì, 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 con i Trinelli Comics. Bravissima. Poi ha fatto altri prodotti con altri artisti di altri media per contaminare, per essere visibile anche. Ha convinto Bonelli a fare delle cose incredibili. Io infatti sono pronta ad incontrare ai nonni per dire: ma siete impazziti? Cioè, cosa sono tutti questi, a parte che il matrimonio, che devo ancora andare a vedere come, però tutti questi mix, cioè con DC Comics, ecco lì, un'apertura. Beh, per l'Italia è pazzesca, perché... Sì, stati molto bravi, Recchioni, no, assolutamente che lo nomini, perché lui è uno di quelli che di sicuro ha altro che mente aperta, perché a parte che segue varie passioni, la sua passione principale tra l'altro credo sia il cinema. Sì, penso, credo, sì. Penso di sì, perché poi si è dato, ha scritto anche un film, sì, Monolith. Il soggetto è la sua, sì, sì, sì. E quindi la coltiva, trova il suo modo, però di sicuro fa andare la testa anche dall'esperienza, perché da tanti anni. Ma sono che lui forse è anche un autore o un produttore? Sì, forse sì, perché ha anche molte idee, anche sa come utilizzare anche un po' la parte emotiva, non sua in generale, cioè, sì, sì, come utilizzare del lettore, ma anche del professionista. Sì, attorno. Bravissimo, perché poi tu ti devi sapere relazionare con le persone che hai intorno.
e vabbè, i luoghi dell'industria, che appunto non c'è solamente il magazine o il libro, ma ormai l'abbiamo visto nella mappa di Lucca, cioè ogni tendone, ogni stand e ogni location ha dentro un qualcosa che può centrare con il mondo del fumetto. Ah, il mondo digitale io lo cancellerei completamente, per me è uno strumento da coltivare sicuramente, perché è la vostra vetrina, è il vostro modo per farvi conoscere. Personalmente, e non so dirvi perché, la quadra è perché non si è ancora stato trovato un modo per far emergere il fumetto digitale, non me la so dire, cioè potremmo stare qui per altri 102 anni, so che ci sono ancora in atto degli esperimenti, adesso lo scroll in verticale e quant'altro, però siccome in Disney abbiamo cominciato, qui una delle cose che ho trattato a precursori, con Witch, quindi sto parlando del 2002 ad affrontare il tema, noi sembrava chissà che cosa di aver trovato, adesso facciamo, siamo andati da nessuna parte. E così come tanti altri che ci hanno provato. Fa sempre pensare a Amazon, che ha comprato Comixology, che è la piattaforma online per comprare i PDF, banalmente PDF. Comunque Amazon, quindi 10 anni fa, sì, ormai ci ha picchiato un po' di soldi giù per questo mercato. Sì, è difficile capire il motivo per il quale fosse partito, forse invece della carta. Allora, ho sempre pensato che c'è un altro tema che non fa parte dei 10 punti, però purtroppo è un tema su cui ci si scontra. Non so se neanche nel mondo dell'illustrazione è così, perché quello dal punto di vista del non ho mai dovuto stabilire dei bordereau, dei prezzi o dei compensi sull'illustrazione, se non sulle copertine, quindi non so quale sia il valore, però il fumetto comunque è considerato non sulla parte scrittiva, però sulla parte invece visiva, come un contributo caro. Cioè, e quindi tradotto in digitale è difficile, certo, perché poi non riesce ad ammortizzare il costo. Certo. Quindi probabilmente c'è anche un tema economico. Economico. Sulla scrittura no, diverso, perché appunto riesci a farlo passare diversamente, però credo che ci sia stato, o comunque anche questa può essere anche una sorta di mantra, di pregiudizio che ci portiamo di fumetto è caro, quindi no, cioè alcuni non riescono ancora. Che fa pensare, che poi smetto di interrompere. No, fai bene. La piattaforma web, quella coreana, che è cresciuta in maniera esponenziale, anche come guadagni, tanto da iniziare a fare delle pubblicità a Times Square, il mio mega cartellone. È stato interessante perché per la prima volta chi si occupa di fumetto online, quindi solo webcomic, ha travalicato un confine, non so, quello di Times Square, dove sono i mega schermi, e la gente per la prima volta si è trovata davanti a un brand che fa fumetti online. Quello è stato un passaggio un po' sottostimato per me, però loro l'hanno segnato, cioè c'era un articolo molto carino su New York, insomma, interessante perché segna un passaggio, cioè loro vogliono far capire che stanno guadagnando bene. Quindi chissà, forse sì, si sta muovendo, sì, certo, ma anche perché poi quello è un mondo completamente veloce che non si può prevedere che cosa succederà fra un anno, quindi magari la quadra si trova, però di sicuro quando parlo di vetrina non si può non esserci. E poi sempre tenendo presente, adesso per parlare dell'Italia, dei due fenomeni comunque proprio più a Lucca hanno le file più lunghe da anni, sono Zero Calcare e Sio, e tutti e due sono partiti da lì, poi sono diventati quello che sono diventati comunque nel momento in cui hanno avuto una casa editrice, una struttura, ecco, tra l'altro anche adesso Zero Calcare più intimista, più per una persona che ha sicuramente la mente aperta, però particolare, Sio è uno di quelli che sicuramente, anche senza essere dotato di un talento straordinario, perché poi stiamo parlando dei mestieri del fumetto, non è che uno deve essere per forza Giorgio Cavazzano, adesso mi viene in mente lui, perché è il mio mito, però lui ha secondo me applicato benissimo tutta questa cosa, cioè le ha usate tutte bene, anche con positività, cioè vedendoci molto,
e subito ha pensato, dalla sua passione dei videogames, di trasferire la sua esperienza anche nei videogames. Cioè è stato molto bravo, tant'è che poi lo abbiamo visto anche pubblicare un libro che mai mi sarei aspettata di vedere da lui, con Feltrinelli, cioè per parlare del tema dell'immigrazione. Poi può piacere o non piacere, cioè io lo adoro perché è una persona fantastica, lui proprio come modi, però ecco, lui è stato proprio bravo, cioè non si è fossilizzato sulla sua cosa, certo. Ci ha creduto tantissimo, lo racconta, io all'inizio facevo un po' dei disegni brutti, però ha trovato il modo giusto e per, tra l'altro nemmeno tanto costoso, perché il tipo di fumetto che fa lui, come raccontava 2 anni fa alla platea di ragazzi e di ragazzine, ha detto ma questo flash che cos'è? Cioè comunque anche per andare sul digitale è talmente semplice il suo tratto, il suo modo, che lo può fare con pochissimo, insomma. Certo. Lui è anche su TikTok, in realtà, sta sì. Ah, vero? Sì, perché lo sto studiando TikTok. Ma tu lui... non dormo mai, cioè... No, sai cosa? Lui non dorme mai, gli altri invece dormono. C'è un bambino anche. Sì, e forse non dorme anche per quello. Per cui, allora dici, cosa facciamo se no per TikTok? No, c'era una cosa importante. Che, vabbè, il mestiere del fumetto non sono disegni, ma qui la sappiamo, tanto voi bene o male tutti sapete che cosa, qui cosa siete. E il fumetto al servizio del brand, invece, che questo qui è il tema che ho cavalcato di più e su cui sto lavorando ancora, cioè mi rendo conto che la mia esperienza fatta con Disney, prima venivano le grandi aziende a chiedere qualcosa a me per raccontare qualcosa di un brand, mentre adesso dove tutto si è trasformato in un brand, persino le persone sono brand, ci sono grandissime aziende che hanno bisogno di comunicare chi sono, e vedo che il fumetto sta avendo e può avere una gran ruolo. Questo qui credo che tu possa dire qualche cosa di significativo, perché è un tema che segui. Cioè, sì, diciamo che raccontavo prima Valentina, che mi arrivo secondo, che io lavoro prettamente per i brand e per le aziende, cioè faccio fumetti per le aziende. Ovvero io vado a cercare le aziende, propongo un format, un fumetto, un racconto, un tratto, uno stile, a seconda dell'azienda, e poi si va avanti. Può essere per raccontare un prodotto, un servizio, può essere una multinazionale, un'azienda piccola, un commerciante, un collettivo di commercianti, oppure una cosa bellissima che ho fatto anche per dei centri di ricerca. Quello è importante, perché i centri di ricerca non sono capaci di comunicare le loro ricerche. Cioè nessuno sa che diavolo faccia, ma cosa, le cose meravigliose. Ho scoperto che a Trento, dove sto io, c'è un microscopio quantistico. E una roba fantascientifica che nessuno lo sa in Trentino. Oppure c'è un altro centro dove curano i bambini, tumore dei bambini con i protoni, con una tecnologia mineralistica che c'è solo in Italia. E nessuno lo sa. Questo è un esempio, veramente. C'è un mondo sterminato dove il fumetto può risultare il brand, che può essere piccolo, grande, immenso, o anche situazioni strane, che non so, adesso io sto tampinando la Cina, è la concorrente di Confindustria, diciamo così, collettivo degli imprenditori, perché loro hanno bisogno di farsi conoscere, ed è il fumetto, però, perché è trasversale, anche perché si parte dal fumetto, poi può diventare un video, può diventare qualcosa, quindi quello del fumetto, come... Guarda, sei una santa per me, perché no, quello che tu hai raccontato oggi è quello, è proprio cambiare l'obiettivo e invece di essere solo focalizzato su quello, ampliare, quindi eccezionale. Sì, oppure per essere così bravi, magari senza quell'obiettivo dichiarato dall'inizio, di avere tra le mani sia dal punto di vista dell'invenzione di queste famose IP, degli intellectual property, anche scrivendo con qualcuno che poi la sviluppa dal punto di vista grafico, e di avere tra le mani qualcosa che si trasforma in un brand. Tu hai appena modellato, mi sembra, sì, ho avuto l'onore di parlare con il creatore di Miraculous, di Debug di Shanghai, che ha un brand, ha creato questo mondo, questo universo, che è cartone animato, ma è fumetto, perché lo stanno sviluppando per i propri, il merchandising, la matita, ma una cosa giochi, che ha invaso costumi, tutto, e sono le piccole che è immensa, una roba immensa che sta straripando, anche un piano incredibile di conquista del webcomic, vedi, magari sarà lui che riuscirà a fare anche un lato morale, cioè, che questo mi spaventa, perché lui ha una sua morale e anche un rispetto nei confronti degli artisti. Un po'
insomma, è un altro argomento, ma per altre situazioni. Ma... è perché mi è spiaciuto di essermi persa. Per 10 anni che mi vado che mi sono persa. No, tra l'altro mi fa venire in mente che recentemente sono stata ad una fiera, che si chiama Europe, Licensing Europe, Brand Europe, che è la fiera dei brand per ragazzi, mi occupo sostanzialmente del mercato dei ragazzi, dei bambini, a Londra, e praticamente ogni stand dove c'era anche quello di Miracolo, dove c'erano anche Rainbow con Wings e 44 gatti, c'erano tutti i brand inglesi che sono meravigliosi, cioè poi non hanno tutte queste particolarità, hanno da Paddington, tutto quello che riescono a costruire intorno al personaggio o alla narrazione di personaggi, si trasformano persino gli autori in brand. Era una fiera che mai avrei pensato potesse riguardare così tanto il mondo di chi comunica fumetti, ma io guardando questa quantità di stand determinato ho detto, ma qui c'è del lavoro da fare dappertutto, cioè, e quindi anche per voi, intendo, non solo per il vostro fumetto del futuro, oppure pensare, cercare sempre di capire cosa c'è dentro una cosa, perché anche se dichiarato, adesso anche quello di quest'anno, ma Leo Ortolani quando ha fatto il fumetto proprio con l'ASI e l'ESA sulla missione di Parmitano nello spazio, c'è tutto un accordo tra aziende dietro, cioè è l'ASI e l'ESA che vogliono far arrivare a un target definito, lo so, perché 15 anni fa l'avevamo fatto per Topolino sui bambini, poi hanno detto no, ci servono gli adolescenti, chi cerchiamo, e hanno trovato Leo Ortolani, che poi si è ripetuto quest'anno. Ecco, dietro a quel libro, oltre a un editore che poi è cambiato, però c'è tutto un mondo di relazioni, anche di competenze, di aziende, nella quale bisogna essere in grado di relazionarsi, per cui far capire che non so solo fare dei disegni, come magari a volte tendono a pensare, no?